What is up? Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Raga, vedete già dalla mia faccia, video serio, sono troppo arrabbiato. Ora vi racconto quello che sta succedendo perché mi è arrivata qualcosa di veramente inquietante. Raga, non sto scherzando, non avrei mai voluto fare questo tipo di video, ma mi tocca farlo perché ragazzi, sta succedendo questo. Stamattina mi è arrivato un messaggio per posta, l'ho trovato per posta, adesso ve lo leggo, questo qui, abbastanza volgare, ok? Io bipperò quello che ha scritto Ronnie Rudney. Ragazzi, Ronnie Rudney sapete chi è, no? Quindi se non avete visto ancora i video precedenti di Ronnie Rudney, sapete che è un pazzo alcolizzato, hacker, clown, boscaiolo, di tutto di più. Una famiglia veramente molto strana. Sua madre, suo padre, i suoi cugini, i suoi zii, i suoi parenti, sono tutti hacker, sono tutti clown, ma gente veramente cattiva, ok? Lo avete visto nei scorsi video quello che ha fatto e l'abbiamo sempre beccato in stato, diciamo, di appunto alcolismo, quindi totalmente ubriaco. E questo ovviamente quando si è in stato di ebbrezza non si riesce a ragionare. Ma lui ragazzi è veramente molto cattivo, perché quello che ha scritto in questo foglio che adesso vi leggerò è veramente raccapricciante, raga. Veramente, cioè, la pelle d'oca. Giuro raga, non sto scherzando, perché veramente siamo arrivati a un punto che non so se continuerò a fare video su questo personaggio. Perché ora siamo arrivati a un punto che non solo mi ha scritto un botto di robe su Instagram, me ne ha scritte talmente tante che poi tra l'altro volevo farvele vedere, ma lui a un certo punto non so cosa ha fatto, è riuscito a cancellare tutto ed è sparito su Instagram. Io sinceramente non lo trovo su Instagram, fatemi sapere nei commenti qua sotto se anche voi non lo trovate più, ma io non lo trovo. Comunque raga, senza andare troppo lontano con le chiacchiere, sta succedendo questo raga. Lui mi ha scritto un foglio, qui me l'ha lasciato nella casella della posta, e c'è scritto questo, c'è scritto: adesso basta, mi stai ridicolizzando con i tuoi video del c***o, mi fai apparire come un alcolizzato e ridi di me. Ovviamente raga, cioè quello che sta scrivendo lui effettivamente da una parte ha ragione, perché io lo sto ridicolizzando perché per me è ridicolo, non so per voi ma per me è ridicolo Ronnie Rudney, cioè veramente una roba assurda. E ovviamente ridiamo di lui, sì, lo prendiamo in giro perché è alcolizzato, però io che posso farci, cioè nel senso, oh, se tu sei un alcolizzato e vai in giro a rompere scatole alla gente, io cosa ci posso fare? Nulla. Vabbè, detto questo, dice: so che sei andato a cercare Pennywise, che sarebbe mio zio, e ti ho spiato, ero lì. Cioè, qui ovviamente quando ho letto sta roba mi sono un attimo impressionato, perché se non avete ancora visto il video di Pennywise quando sono andato a cercarlo nel tunnel, effettivamente ho sentito degli strani rumori e gente che rideva, e ho visto che c'era qualcosa di strano in lontananza, ho visto due tre clown, quindi a quel punto ho pensato che ci potesse essere anche lui lì, e quindi molto probabilmente era là che mi spiava, quindi probabilmente mi hanno anche seguito, perché se era lì che mi spiava mi hanno seguito. Raga, Ronnie Rudney non scherza, raga non scherziamo, perché Ronnie Rudney ci segue veramente, bisogna stare attenti, cioè qua stiamo arrivando a livelli veramente stratosferici. Qui si scherza, si fanno i video, ma oh, questo è un uomo veramente stracattivo. Poi mi dice: sei un c***o. Ora non scherzo più, stanotte verrò a casa tua e ti farò cagare. Ronnie Rudney. Questo è tutto ciò che mi ha scritto. Gio. Ok, è ora di farlo. Dobbiamo assolutamente chiudere tutte le finestre, tutto al allora, buio, calmati. Metti via tutto. Calma, allora, raga, allora, lei è Sil, ovviamente, se non la conoscete trovate il link qua sotto del suo canale, andate a vedere i suoi video. Allora, Sil, vieni qua davanti, se no non ti si vede, sei troppo scuro. Ecco, okay. Raga, allora, abbiamo pensato io e Sil, prima ne stavamo parlando, che possiamo fare una roba. Stanotte, siccome lui sta per arrivare, noi sai che facciamo? Una strategia ninja jazz combat, ok? Alla Chad. Facciamo così, spegniamo tutte le luci della casa, okay. Chiudiamo tutte le finestre e teniamo solo una finestra aperta, oscurata, col buio, in modo che lui non ci veda e pensa che non siamo in casa. Sì. Però noi lo teniamo sott'occhio, okay. Quindi noi raga faremo questo adesso, cioè semplicemente ci nascondiamo in casa, barrichiamo tutto, porte e finestre, e cerchiamo di capire se lui primo veramente arriva, e se secondo, quando arriva, che cosa succede, cosa farà. Sono troppo curioso di sta roba. Ok? Ok. Allora, noi ci andiamo a preparare, andiamo. È chiuso tutto, sì? Sì, dobbiamo. Vabbè, andiamo a controllare. Perché non mi fido e sento già degli strani rumori. Sì, sì. Raga, adesso andiamo a controllare se sì, l'ha chiuso tutto e vediamo di metterci in regola, andiamo a vedere cosa succede. Raga, mi raccomando, oh, like adesso perché ho bisogno del vostro supporto. Non so come andrà a finire stanotte, ma abbiamo bisogno di voi. E poi mi raccomando, raga, se vi piacciono i nostri video, mi raccomando, a parte questo video che è un po' particolare, ma se vi piacciono i nostri video che abbiamo fatto, andateli a guardare tutti, lasciate like, iscrivetevi al canale e soprattutto condivisione dappertutto e attivate la campanella. Teniamo la torcia solamente per vederci tra di noi, altrimenti non vediamo proprio niente. Ok, Gio, dobbiamo assolutamente chiudere le finestre. Come c'è a chiudere questa? Ok. Chiudi tutto, barrica tutto, non far capire che siamo... Oh, sì, piano, piano. Non fare rumore fuori. Dovrebbe esserci nulla qua. Aspetta, guardiamo prima se c'è già qualcuno fuori.
Aspetta, fammi vedermi. Silenzio più tombale. Non c'è nessuno. Qua sotto non c'è nessuno. Ok, però è giù. Per ora non c'è nessuno. E tra un po' si spegneranno anche queste luci. Certo. E dovremmo essere da soli. Ok. E attenti, perché ora, da questo momento, abbiamo già chiuso la prima. Ok, chiudi tutto. Muoviti. Muoviti che la notte sta arrivando in fondo. Questo tra un po' arriva. Chissà quando arriva. Mettiamola sicura. Ok, let's go. Chiudi anche le zanzariere e sigilla questa porta assolutamente. Sigillala, ok? Perfetto, bloccata. Andiamo a chiudere anche le altre. Quella della cucina l'ho già chiusa io, quindi okay. A posto. Andiamo a chiudere quelli della camera. Oddio, mi sta venendo un dubbio. C'è un dubbio. E se entrasse nella taverna, cioè nella finestra della taverna, anche se lì ci sono dei ferri grossi così, però sarebbe impossibile, a meno che non usi qualche strategia da ninja. Beh, ma lì possiamo barricare la porta. Barrichiamo questa mettiamo porta. Mettiamo qualcosa di incastrato, una sedia. No, se tu barrichi questa porta, lui anche se entra dalla taverna non può aprirla, questa è blindata, vieni. Ok, il passaggio è sotto. Ma sì, e ma noi lo chiudiamo da sopra. Sì, ma chiudi prima questa, sì. Ok, questa. Intanto chiudiamo la porta di casa. Ok, tutto, barrica tutto le sicure. Ok, chiuso. Perfetto, questa è fatta. La cucina l'ho già chiusa, andiamo a vedere nella camera. La finestra della camera, giù. E quella che poi dà sulla strada e che potrebbe avere anche un passaggio tra il giardino, sì, del vicino. Stai parlando con un volume troppo alto, sì. Non dobbiamo farci notare, è come se non fossimo in casa. Ma stai che tranquilla. Cosa? Stai tranquillo. No, stai tranquilla, tu mi stai facendo innervosire. Ok, completamente aperta, quindi? Come completamente aperta? È aperta. No, chiudi tutto qua. Oddio. Controlla fuori, aspetta, fammi controllare fuori una cosa di qua a posto. Dov'è? Qua sotto. Vediamo. Tutto a posto anche di qua. Ah sì, questa è la finestra del bagno, è già chiusa. Perfetto, ok. Tutto già chiuso. Ok, qua sotto non c'è nessuno, al cancello non c'è nessuno. Ok, sì, ci siamo, siamo protetti. Chiudiamo anche questa. Sai che però potrebbe arrampicarsi. Lo so, l'importante per quello è trovare chiudiamo chiuso, tutto. Quindi chiudiamo. Ok. Let's go. Ok. Chiudi, barrica tutto. Ok. Chiusa anche questa, giù. Okay. Non c'è pericolo in questa stanza. Il bagno l'hai chiuso? Il bagno è stato chiuso, l'hai visto prima, Gio. Ti ricordi? Ti sei dimenticato. Non mi ricordavo. Ok, manca solo la camera da letto. Okay. Sì, andiamo nella camera da letto. Però è solo una finestra alla fine. E vabbè, dalla finestra può sempre entrare, no? Se usa quella strategia che ti ho detto. Però no, questa entrare. È quella che teniamo oscurata, sì. Qua spegniamo tutte le luci, anche la torcia. Questa potrebbe essere una nostra via. Qua di solito spiamo chi entra dal cancello, okay, dalla porta del box e dalla strada principale. Ok, facciamo che adesso guardo io, sì, ok? Tu ti metti di qua e non ti fai vedere per nessun motivo, right? Ok. Raga, sono sincero, sono agitato. Non sono mai stato così nei miei video, lo sapete, mi conoscete. Ma stasera sono veramente agitato perché, raga, questo non sta scherzando. E io sinceramente, minacciato in questa maniera, mi è successo solo qualche volta, ma sono sempre riuscito a svignarmela. Ma stavolta i toni erano veramente caldi, quindi dobbiamo stare molto attenti, raga. Abbiamo barricato tutta casa, come avete potuto vedere, abbiamo chiuso anche la porta, siamo andati giù, voi non avete visto l'immagine, ma sì, prima ha chiuso anche la taverna, quindi è tutto blindato, a parte questa finestra che è blindata, ma questa finestra è l'unica che terremo aperta, ma con le luci spente, in modo che lui non potrà vedere. Se siamo qua, ok, io da qua lo devo spiare perché devo vedere se arriva. Intanto butto anche l'occhio, adesso non vedo nessuno. Raga, sono le 3 di notte passate e fuori non c'è un'anima viva, non c'è nessuno, ok? Aspettiamo, sperando che non venga, e se viene speriamo che non faccia qualcosa di strano. Controlliamo, raga. Vieni Silvio. Ok. Ok. Sì. Conviene che spegni la torcia. Ok, tieni tutto spento. C'è una macchina in arrivo, hai visto? Guarda, c'è una macchina che sta arrivando. Guarda. L'unica macchina. In tutta la notte. Di solito non passa nessuno. Ma speriamo che non viene qua. Ma raga, speriamo che tiene a fuoco la telecamera, dai, perché c'è poca luce. Oh cavoli. Raga, la telecamera aveva sfocato perché non prendeva. C'è poca luce. Secondo te che strategia potrebbe usare? Per arrampicarsi, fammi pensare. Ma io non sto capendo perché tu continui a pensare che non lui possa arrampicarsi. Ma lo so, Joe, lo sai che suo fratello Jason? Insomma, Jason? È uscito da prigione? Cos'è stato, sì? No. Cos'è stato? Io ho sentito un rumore. Che cosa? Aspetta, dove vai? Stai scherzando? Aspetta, tieni qua, vado io. Caspita, è successo.
sentito sbattere la porta. Hello? C'è qualcuno? Sì, non c'è niente qua. Dio, ci vuole fare spaventare, Joe. Ma forse non è stato lui, forse è stato un rumore, che ne so, tipo... Ok, ok. Il vento, abbiamo tenuto la finestra aperta lì, ha fatto aria e ha fatto questo rumore così, ho sentito io. Una roba così. Ok. Ci siamo fatti impressionare, sì. Vabbè, torniamo alla finestra, andiamo a vedere cosa sta succedendo, sì. Raga, sapete qual è la cosa che poi prima mi ha un attimino fatto venire la pelle d'oca? È quando lui ha detto che Pennywise è suo zio. Cioè, che cavolo di famiglia è questa? Sì. Davvero, ma non hai sentito la lettera che ho letto prima? Ha scritto che so che sei andata a guardare, a cercare Pennywise nel tunnel, ero lì, ti spiavo e sappi che comunque Pennywise è mio zio. Una roba del genere. È una vera famiglia di clown. Una vera famiglia di... stavo dicendo una cosa brutta. Aspetta, dammi. Sento strani rumori di macchine, ma qua, in questa zona, le macchine non vengono di notte. Qua non si vede ancora nessuno. Sono quasi le 4. Davvero? Non è che magari ci ha trollato? Non lo so, Joe. C'è qualcosa che non mi convince. Tipo? Questi... Prima che veniva a cercarti, c'è stato un rumore strano proprio nel cancello. Tipo che uno legasse qualcosa, ma in realtà non c'era legato niente. Neanche, non so, una bicicletta, un monopattino, o qualcosa di... con una catena, ecco, una cosa con una catena, con un lucchetto. Il rumore del lucchetto è inconfondibile, Joe. Ma che cosa stai dicendo? Sì. Perché dici questa cosa? C'è qualcosa di strano e deve essere per forza nel giardino, vicino al cancello. Vabbè, osserviamo, ma mi sembra tutto molto strano quello che dici, sì? Qua mi sembra tutto molto easy, molto relax. Non so che dirti. Io voglio scendere, Joe. Ma andiamo no, a controllare, dai! Tu sei fuori. Non è possibile! Quello sta arrivando, tu vuoi scendere, stai qui tranquilla. Allora... C'è qualcuno che cammina. Sì. E lui. Ubriaco stasera, guarda, è serio? Sì, però è anche un po' sto... Oddio, ma adesso si è fermato, ha alzato le mani al cielo, guardalo. È un segnale. Ma con chi sta parlando? Non lo so, ma è un segnale. Sta parlando con qualcuno, ma non c'è nessuno laggiù in fuori, o meglio, noi non vediamo niente, ma... Joe, ma se invece ha delle telecamere nascoste? Zitta, tu gridi troppo quando parli, però ma sì, no, quello ti sente. Ma non è possibile, siamo lontani. Ma aspetta, ci sono anche i cani che abbaiano. Cosa ha messo lì? Sta trovando qualcosa, Joe. Sil ha lasciato qualcosa, secondo me. Si sta guardando attorno e ora sta andando via. E anche di corsa. E perché di corsa? Sil? Forse è un tempo lì. Aspetta, limite. Aspetta. Perché di corsa? Qualcuno, ma perché di corsa? Qualcuno lo aspettava nella strada. La macchina di prima. È tutto organizzato. La macchina di prima. È tutto organizzato. La macchina di prima, hai sentito? Quella che abbiamo visto passare sullo stradone. Si è fermata là in fondo, ho capito tutto. Si è fermata là in fondo. Forse c'è qualcuno con lui. Lui è sceso, è venuto qua, ha preso qualcosa dentro, diciamo, dentro il campo e l'ha lasciato davanti alla porta di casa nostra. E poi è scappato. Sì. C'è qualcosa giù da andare a prendere, sì. Te l'ho detto, dobbiamo scendere. Sì, andiamo a prenderlo. Raga, noi andiamo a prendere questa scatola qua giù, ma... Oh, raga, adesso lasciate like e mettete nei commenti se volete vedere il seguito di questo video, perché ora scendiamo e andiamo a prendere quella cosa che ha lasciato, penso che abbia lasciato qualcosa laggiù, e andiamo a vedere che cos'è. Andiamo subito, ma il video uscirà prossimamente solamente se mettiamo almeno 500 like per questo video. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Joe.